Con noi il sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Caltanissetta, Vincenzo Caruso. In che modo intende muoversi per salvare l'antenna RAI sulla collina Sant'Anna? Ma apparentemente in maniera molto semplice, come sempre ci siamo adoperati per attenzionare tutto quello che nel territorio ha una particolare valenza di carattere culturale, quindi di carattere architettonico, archeologico, etnoantropologico, come siamo nella fattispecie. Senza dubbio, da un punto di vista storico, l'antenna riveste la sua importanza in quello che è l'urbe nissena, e abbiamo avviato, in quanto l'ente proprietario, un ente di diritto pubblico, abbiamo avviato tutta la procedura che è contenuta all'interno del codice dei beni culturali per addivenire alla conclusione definitiva di quella che sarà la posizione del decreto di vincolo. La redazione della proposta di apposizione del vincolo viene proprio preparata dalla soprintendenza. Il dipartimento nostro dovrà decretare giuridicamente il perfezionamento dell'atto. Certo, devo dire che essendo già stata avvisato il proprietario, nella fattispecie la RAI, per quello che è l'inizio della valutazione del bene culturale, del valore del bene culturale, è chiaro che da questo momento in poi, cioè dall'11 di novembre, è vietato qualsiasi tipo di intervento nell'area. Sì, io devo dire che in questi mesi abbiamo lavorato sodo su questo argomento ed è per questo che abbiamo mantenuto un certo silenzio. Ed è stata forte la collaborazione con la Soprintendenza, alla quale abbiamo manifestato l'interesse che la città di Caltanissetta, l'amministrazione ha nei confronti di quell'area e di quella struttura tecnica che è appunto l'antenna. Con piacere oggi abbiamo dato notizia del fatto che la Soprintendenza, raccogliendo queste istanze, ha avviato le procedure per porre il vincolo, riconoscendo di fatto il valore etnoantropologico, tecnico-scientifico dell'area e che consente adesso all'amministrazione, sulla base di questo, di andare avanti. Ponendo il vincolo di tipo urbanistico su quell'area, attraverso un'interlocuzione che stiamo portando avanti con la Regione, che consentirà al Consiglio Comunale di proprio operare in questa direzione, in maniera tale che quell'area venga destinata a verde pubblico e soprattutto le strutture in esse presenti, che sono l'antenna e tutti i corpi fabbrica che contengono tutte le strumentazioni per la trasmissione radio, possono essere valorizzate proprio per questa peculiarità. Il dato importante è che adesso con Rai Way, con cui avremo a breve un contatto, ha chiaro che questa struttura è una struttura che ha un suo valore, un suo significato appunto anche di tipo culturale e identitario, e noi a Rai Way manifesteremo la volontà di gestire la struttura, di acquisire l'area, però a queste nuove condizioni e soprattutto avendo chiaro i costi che comporta il costo che comporta il mantenimento anche nel futuro di quest'area, perché noi non possiamo correre il rischio di acquisire un'area e poi non poterla valorizzare. L'amministrazione invece ha in mente di rendere sostenibile questa attività in maniera tale che quell'area possa diventare un polmone verde per la città e le strutture possano essere dedicate a raccontare la storia della radio, che è una storia che ha segnato la vita di tantissimi cittadini e che caratterizza la nostra città.